Quando è che avete iniziato, Giulio? È iniziato lunedì, questa settimana. Una settimana. Giulio, dopo una settimana di lavoro, quali sono le tue impressioni? Allora, ragazzi vanno bene, sono ragazzi giovani, tutti e due, e anche e soprattutto i ragazzi da Vignores, che sono 16-17 anni. E niente, sono volenterioso comunque sia. Dai, si stanno allenando bene. Quattro portieri che li dobbiamo portare a regime. È tosta. In forma, è tosta. È tosta, sì, no, vabbè, comunque sia. Seguono tutti e quattro, si riesce a gestire bene gli allenamenti, dai, sono bravi. Perché sia a livello di prima squadra che a livello di junior c'è tanta voglia di far bene. Sì, sì, soprattutto, poi comunque sia, quest'anno dovrebbe essere una bella annata per Pieve al Toppo. Speriamo, dai, che vada tutto bene. Il mister che ti ha chiesto qualcosa in particolare in questi giorni? No, sono sincero, il mister non è stato... Mi lascia campo libero, insomma. A piena fiducia. Sì, sul mister non c'è... Si collabora molto, quello sì, molto. In base agli allenamenti che va a fare certo. Lui durante la settimana, io seguo i portieri, in base a quello che fanno la squadra, si fa anche noi. Se fanno forza, noi si va a fare forza. Si segue un po' la scelta della squadra. Andamento della prima squadra. Sì. I ragazzi come rispondono? I ragazzi bene, dai, sono un po' stanchi, però anche comunque sia, è tanto che sono fermi, certo. Si viene da 2 anni brutti, si sa tutti, no? Il Covid, certo, quindi, sì. Poi il campionato è finito già in abbondante anticipo. Poi l'annata non è stata tanto fresca quest'anno, è abbastanza caldo. Però insomma, l'importante è partire con l'entusiasmo sì, di sempre. Sì, anche secondo me è quello, l'importante è partire con entusiasmo. I ragazzi si stanno conoscendo perché sono anche ragazzi certo. Nuovi, quindi dai, speriamo che vada tutto bene. Grazie, grazie a te, ciao, grazie.